oggi ho deciso anche io di fare come fanno un po' tutti gli youtuber più famosi, più influenti, quindi anche un po' influencer, che si vantano con titoli o anteprime di video in cui compaiono cifre di migliaia di euro spesi per cose varie, oggetti vari, soprattutto appunto di lusso. Ma addirittura c'è chi fa video sul fatto di, e si vanta quasi, di aver speso decine di migliaia di euro per aver acquistato oggetti, cose che poi o non ha mai usato o li hanno delusi, eccetera. Prima però vi voglio ricordare di iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivando anche la campanellina per le notifiche, e di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e trovate tutto qui sotto. Insomma, anche io oggi mi voglio vantare di avere speso un bel po' di soldi, e ho fatto il conto proprio un attimo fa, perché sinceramente così non me ne rendevo conto, perché si tratta comunque di una cifra spesa nel tempo, in un bel po' di tempo, e quindi sì, posso dire e mi posso vantare di avere speso finora, perché purtroppo ancora non è finita, ben 34.000 euro più gli spicci per realizzare quasi il mio sogno. E tutto questo è racchiuso qui, che è il mio libretto universitario. Ebbene sì, il mio sogno è di laurearmi, però purtroppo un po' per gli impegni lavorativi, un po' anche per lo sconforto che ogni tanto mi ha preso, o comunque per la non voglia anche di faticare, magari preferivo passare il mio tempo a dedicarlo ai miei hobby, ho fatto passare un bel po' di tempo, e un bel po', perché comunque sono iscritta all'università da 1996, quindi sono ben 23 anni, giusto? Sì. E mi manca finalmente un esame. Ieri ho fatto il penultimo esame e sono, no, contenta, dire che sono contenta o felice non rende l'idea, perché non lo so, è un misto di tante cose. Questi sono tutti gli esami che praticamente ho fatto finora, quindi sono ben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, quindi sono ben 26 esami con quello che mi resta, e ieri ho fatto il penultimo, che è stato veramente un'impresa, ma l'ho voluto fare. Ovviamente si trattava di diritto del lavoro, quindi se qualcuno di voi l'ha fatto sa di cosa si tratta. Dire che il libro è un mattone non rende l'idea, e sono, il mio esame era ben 1000 pagine, che erano due libri, e non è tanto il fatto delle pagine, perché se fossero 1000 pagine ma comunque discorsive, più o meno è facile, no, piene zeppe di tante nozioni, tanti numeri, orrendo. Però l'ho voluto fare un po' perché l'argomento comunque è molto di attualità, è interessantissimo sapere queste cose, e un po' per una sfida, perché io avrei potuto benissimo cambiare questo esame, metterne un altro più semplice, e però no, io l'avevo scelto fin dall'inizio, e quindi, perché comunque mi interessava, e l'ho voluto fare. È stata una settimana infernale quella che ho passato, sempre chiusa in casa a studiare, ho portato via il libro anche durante le vacanze estive, macello, però ce l'ho fatta. E ieri, quando ho fatto questo esame, che l'ho superato, non lo so, mi sentivo un sollievo addosso, una sensazione proprio di benessere
pazzesca che ancora oggi mi dura. Adoro queste sensazioni nonostante tutta la fatica e l'ansia precedente. E quindi sì, io finora ho speso tutti questi soldi per tasse universitarie e però mi vanto anche se poi alla fine non avrò nulla di materiale da far vedere, quindi non potrò farvi un video sulla mia collezione di borse, sulla mia collezione di scarpe fantastiche ultra firmate, o non vi potrò far vedere com'è viaggiare in business class pagando un biglietto da 3.000 euro. Tutte queste cose non ve le potrò far vedere, al massimo vi potrò far vedere quando ce l'avrò la tesi o comunque la laurea cartacea, ma più di questo non potrò fare. Però sarà una delle cose di maggior valore che possederò, perché io ho fatto sempre tutto da sola e quindi sono riuscita in questa impresa, che per me veramente è stata un'impresa, tutto da sola, ed è bellissimo. E la cosa che mi emoziona è che guardando il libretto e quindi guardando le date in cui sono stati fatti gli esami, e molti sono fatti a distanza di qualche anno, è come, diciamo, rivedere un po' la mia storia e vedere quali sono stati magari i momenti in cui mi sentivo più produttiva, più in gamba, e momenti invece in cui mi sono sentita più scoraggiata o comunque ho affrontato maggiori difficoltà. E ci sono state anche tante soddisfazioni però nel frattempo, a parte questa del diritto del lavoro, ma un'altra... stavo guardando, no, in realtà gli esami sono 25, ma infatti 26 mi sembrava strano, sono 25 perché un esame me l'ha scritto con due nomi diversi, quindi sono 25 esami, e devo dire che anche la mia media comunque non è male, considerando, insomma, ho visto più o meno la media del 27, che comunque non è male. E un'altra grande soddisfazione che io in questi anni ho avuto, e stavo guardando quando è che ho fatto questo esame, e l'ho fatto praticamente nel... che poi sono ben due esami, perché c'era lo scritto e c'era l'orale, e lo scritto era composto da più prove. L'ho fatto a febbraio e a gennaio del 2012, ed era il francese. Il francese è stata un'altra di quelle grandi soddisfazioni, perché io praticamente ho ripreso in mano il francese dopo che lo avevo fatto alle medie e alle superiori, ma i primi 2-3 anni, quindi l'ho ripreso in mano dopo circa 20 anni e non mi ricordavo nulla, quindi ho ripreso un po' in mano il tutto con il corso, quello della De Agostini, che c'erano dei DVD, dei libri, insomma, no? Per ricordarmi un po' le cose. Dopodiché, durante tutta l'estate praticamente, ho ripreso in mano proprio la grammatica, lo scrivere, l'ascoltare, facendo questi DVD e anche una serie di esercitazioni, che erano praticamente tutte le esercitazioni dei precedenti esami. Ero in contatto con un assistente del professore che mi rimandava, io glieli rimandavo, me li rimandava corretti, insomma, è stata una persona veramente fantastica. E io ho passato l'estate così, e poi a studiare ovviamente anche la parte orale, che c'erano appunto dei libri. Tra l'altro bisognava anche preparare una mini tesina su un argomento, io avevo scelto l'ecologia, e insomma, una soddisfazione fare quell'esame, perché alla fine, quando alla professoressa che mi fece l'orale avevo spiegato un po' la mia situazione e come avevo fatto questo esame, perché più o meno me lo chiedono sempre, no? Perché vedendo il mio libretto mi chiedono come mai io ancora stia frequentando, e mi racconta la mia storia, mi disse veramente, mi fece complimenti perché ero stata davvero brava. E anche questa è stata una grandissima soddisfazione, anche perché poi io adoro le lingue straniere, e quindi alla fine neanche mi è pesato tantissimo fare questo esame di francese, perché mi piaceva proprio.
E quindi, insomma, ecco, posso quindi annunciare anche io di avere speso ben 34.000 euro per il mio sogno. E quando appunto riuscirò, sarà bellissimo. E anche se appunto non avrò nulla, non ho la collezione di borse firmate o di scarpe firmate, ma non, cioè nemmeno la voglio, perché che ci faccio? No, alla fine invece quello che io otterrò e quello che mi rimarrà di tutta questa esperienza sarà solo mio, sarà un qualcosa che ho solo io e nessun altro, perché sono io quello che ci sarà alla fine nella tesi, quello che appunto ho imparato, no? Facendo vari esami, imparando, conoscendo diverse materie, cioè è bellissimo. E niente, sono stra felice e quindi volevo condividere con voi questa cosa e vantarmi anche io di avere speso questi soldi in ben 23 anni. Che comunque sono sempre tanti anni e tanti soldi, secondo me. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Quindi niente, grazie per aver condiviso anche voi questa mia gioia e spero di fare presto il video in cui magari vi parlerò della mia tesi e della mia laurea, speriamo. E quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video, che sarà sulla scroll box, perché ho dovuto aspettare appunto questa settimana, anche sapendo che era arrivata appunto la scroll box, senza però aprirla, senza utilizzarla, perché dovevo studiare, ma ho veramente tantissima voglia di fare il video sulla scroll box, perché voglio utilizzare tutte quelle belle cosine che ci sono all'interno, quindi il prossimo sarà sicuramente sulla scroll box. Quindi ciao a tutti e al prossimo video, ciao!